eccomi qua a Yokohama e ora facciamo una bella passeggiatina con le mappe e vediamo che cosa troviamo qua in questo bellissimo paese, che mi ricordo che è la seconda città del Giappone più grande. Guardate, questo fiume, la stazione è proprio qui dietro questo palazzo, praticamente c'è la stazione di Yokohama. Qui sono passando dei treni. Guardate che bello, palazzoni, qua c'è il ponte, palazzoni, palazzi grandi grandi, qui c'è una passeggiata, vedo persone che passano, quindi non mi so dire dove conduce, qui sono dall'altra parte. Bene, Yokohama, città moderna anche questa come Tokyo. Adesso devo andare dall'altra parte del ponte, questo sarà un parcheggio credo. Bella, andiamo così, io vado. C'è una moto che deve passare, passo io, mi fa passare. Adesso vediamo. Sono segnato delle zone commerciali, tra cui un Pokémon Center, se lo troviamo, degli altri posti abbastanza carini che ho visto su internet prima di partire. Adesso speriamo di trovarli. Yokohama, ci sono, questo è un ponte bello grande ed è anche bello lungo. Io sto guardando, ho la mappa in mano e molto grande. Vediamo se riesco a farmi vedere bene quei palazzi belli. Allora dobbiamo andare dall'altra parte, guardate questo, quindi ora saliremo su questa passerella e attraversiamo. Quindi ora saliamo di qua, Yokohama. Speriamo di non perderci, non credo. Prima, ecco, mi sono dimenticato, guardate che bello, di dirvi, quando eravamo sulla per l'uscita dalla stazione, io e mio amico che ci stavamo facendo delle foto, una signora si è fermata, giapponese, e ci ha parlato in italiano, quindi ci ha chiesto se aveva bisogno d'aiuto. Abbiamo beccato una giapponese, era con un bambino, con suo figlio sicuramente, che parlava bene, e anche bene, l'italiano. Gli abbiamo detto no, abbiamo, che siamo italiani, che siamo qua in vacanza, che è la prima volta che veniamo a Yokohama, che ho le mappe, non dovrei avere bisogno di aiuto. Andiamo di qua, guardate, molto bella. Se io vado avanti, intanto il mio amico sta facendo delle foto. Traffico di Yokohama. Magari il video lo faccio in più parti, se no viene troppo lungo. Oh, bello qua, adesso vi faccio, bellissimo qua, c'è la Nissan, c'è il palazzo della Nissan. Ve lo faccio vedere, non so se penso sia il palazzo della Nissan. Guardate, bellissimi palazzi, e quello? Probabilmente il palazzo della Nissan, c'è scritto Nissan lì sopra, ci saranno gli uffici, non vi so dire.
altro palazzo con un'altra insegna di un'altra azienda, Fuji Xerox, un'altra azienda giapponese sicuramente. Guardate che bello, Yokohama, bello. Adesso continuiamo a seguire il ponte. Allora, guardo la mappa, siamo dall'altra parte, dovremmo andare, questo dovrebbe essere il vialone che vedo qui, sempre sì, penso di sì, l'altra via, quindi dobbiamo andare ancora dritti, scendiamo. Allora, qua c'è una cartina. E dov'è? Noi siamo qui. Noi siamo qui. Tu vedi, noi siamo qui. E... ah, qua. Noi siamo qua. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Noi siamo qua. Mettiamo la mappa così un secondo. Mettiamo la mappa così, anche così. Ok? Okay. Così. E questa è la parte centrale. Sì, perché di qua mi sembra che... E noi siamo ancora sul mare. Siamo qua. E arriviamo dalla stazione. Per arrivare qua? Qua, dobbiamo arrivare qua più o meno, che è proprio il centro. Sì, qua, da queste parti. Noi devo arrivare qua per vedere questo, che c'è anche un bel panorama. E quindi noi siamo qua, dobbiamo arrivare... qui dobbiamo arrivare, qui da queste parti qua, perché qua e dopo sì dobbiamo arrivare qua, quindi noi ora da qui scendiamo, vabbè, seguiamo la cartina così non ci perdiamo, perché noi qua dovremmo essere 1 2 1, mettila dritta così, deve stare così per me. Qua 1 sì, noi dobbiamo scendere, arrivare qua praticamente, no, oppure vabbè, ma è lo stesso, noi possiamo andare dritti, possiamo seguire sempre dritti, arriviamo qua e poi scendiamo, cioè è meglio fare così, perché qua è più intortato, se seguo la mia dobbiamo fare tipo zigzag, invece noi siamo qua, quindi dobbiamo andare di là, perché qua c'è la ferrovia che è di là, sempre dritti, come arriviamo qua? Dobbiamo per forza andare o a destra o a sinistra, scendiamo giù a destra e arriviamo qua, che è questo punto, mi sembra facile, no? Sotto c'è Chinatown, da queste parti, la mappa anche di quelle, vediamo se riusciamo ad arrivare. Allora, adesso andremo per questa via, fino in fondo, e qua non c'è niente, vi ho già fatto vedere il panorama dei palazzi qui, quindi direi ora di interrompere il video, come arrivo dall'altra parte, appena vedo qualcosa di interessante ve lo faccio vedere. Vi saluto, seguitemi su Facebook, Japan Otaku Paradise, il Giappone nel cuore, mi raccomando, su YouTube iscrivetevi e ci vediamo dopo quando arrivo più avanti. Ciao ciao!